Apertura ufficiale oggi dell'edizione 2014 del Salone del Gusto Terra Madre. Noi siamo nello stand del MIPAF con il padrone di casa, possiamo dire, con il ministro. Buongiorno. Martina. Salve, benvenuta. Insomma, grazie. È veramente importante la sua presenza a questo taglio del nastro per un'edizione 2014 che fa della tutela della biodiversità e dell'agricoltura familiare il leitmotiv di questo appuntamento. Un appuntamento che ricade da appena 6 mesi dell'Expo 2015, possiamo dire, prove tecniche. Assolutamente sì, qui abbiamo un po' l'antipasto di quello che poi si potrà vedere in termini ancora più imponenti in Expo Milano 2015 dal 1° maggio dell'anno prossimo. È molto importante che Terra Madre quest'anno e il Salone del Gusto abbiano messo al centro dell'attenzione questo grande tema dell'agricoltura familiare. Lo abbiamo detto anche in queste ore. Per alcuni sembra un tema marginale, in realtà stiamo parlando dello scheletro fondamentale su cui poi ruota tutta la vicenda agricola, non solo in Italia, anche in Europa e nel mondo. Quindi l'attenzione alla piccola e media impresa di carattere familiare del settore primario è uno dei temi centrali per discutere e ragionare dell'agricoltura del futuro. Il fatto di poter aprire qui a Torino un discorso su questi temi che poi ci porterà ad Expo è una bella occasione per tutti. Questo stand dimostra un po' l'ecletticità del vostro ministero, della vostra attività. In particolare c'è un banner che c'è scritto frutta nelle scuole. Voi date particolare attenzione ai giovani e in particolare a quello che è un percorso di educazione alimentare che parte proprio nella scuola. E qui abbiamo proprio delle tavole apparecchiate per fare delle simulazioni nel corso di questo evento. Sì. Tra le eredità vere che vogliamo che Expo lasci al Paese c'è sicuramente l'idea di un grande progetto sull'educazione alimentare che parta dalle scuole e che usi proprio l'educazione alimentare come leva per fare educazione civica, per fare cittadinanza. Ci sono anche dei progetti specifici che l'Europa finanzia, se penso a frutta nelle scuole. Noi sappiamo che abbiamo per fortuna la possibilità ancora oggi di poter dotare le nostre scuole di un po' di produzioni ortofrutticole importanti come leva per poter discutere con gli studenti, con i bambini, con i ragazzi di quanto è centrale una corretta dieta, una corretta alimentazione, quanto è importante conoscere le nostre produzioni tipiche, le nostre produzioni di qualità. Frutta nelle scuole è uno dei progetti più interessanti che abbiamo per le mani e l'idea è quella di svilupparlo sempre di più e magari di fare anche un lavoro su altre filiere, perché si parte dalla frutta ma in realtà noi possiamo immaginare anche dei percorsi nuovi. Facciamo ancora un altro commento in occasione di questo evento del Salone del Gusto. Nell'ambito delle vostre attività ovviamente non trascurate anche quello che è un interfacciarsi con il resto del mondo, qui diventa veramente un momento importante di incontro. Assolutamente sì, e facciamo bene a discuterne, perché l'idea che l'Italia possa essere il palcoscenico di una discussione globale che coinvolge oltre 140 paesi nel caso di Expo e che arriva a immaginare delle soluzioni per la grande sfida alimentare globale del futuro, pensando anche a quello che accadrà in sede ONU nell'autunno-inverno del 2015, quando tutta la comunità internazionale dovrà discutere dei prossimi obiettivi del millennio. Ecco, se uno guarda a questa agenda da qui a un anno, capisce quanto è centrale l'esperienza italiana, quanto l'Italia può essere palcoscenico di una discussione globale che coinvolgerà tutti, dal governo americano a quello cinese, dalle nuove economie emergenti africane alle nuove potenze emergenti asiatiche, dall'Europa ad altri grandi paesi, ad esempio dell'America Latina. Cioè abbiamo davvero la possibilità di far diventare l'Italia il luogo fondamentale di una discussione che non è un fatto per pochi, ma sarà sempre di più un grande tema geopolitico del futuro. Grazie Ministro, noi lasciamo Grazie. Alle sue responsabilità e continuiamo a seguire gli appuntamenti del Salone del Gusto 2014.
IPAF punta su un intervento diretto ormai sotto tutti i punti di vista, così come negli eventi, e con questo stand colorato e animato andiamo a vedere un po' quello che succederà, quello che sono i vostri appuntamenti e in particolare, dicevo, tavole apparecchiate, perché questo stand sarà animato da giovanissimi in virtù del percorso di educazione alimentare che avete avviato con Frutto nelle scuole. Sì, no, la presenza qui a Torino in questi giorni è anche, insomma, la maniera di presentare il nuovo anno di Frutta nelle scuole, che è uno dei, diciamo, dei progetti più importanti, io ritengo, del nostro Ministero, perché ci consente di avvicinarci a, diciamo, la componente, diciamo, più importante, insomma, la società, che sono i bambini, dove il tema della sicurezza alimentare e di una, diciamo, alimentazione consapevole è un tema fondamentale per noi, anche in prospettiva, anche proprio per le ricadute economiche che ciò può avere. Quindi, insomma, da adesso siamo in questo stand, secondo me molto bello, molto carino. Ecco, alle nostre spalle vediamo questo orto, perché voi avete anche tutta una serie di programmi, di interventi su quello che è la vostra attività in senso lato. Sì, credo che dobbiamo insegnare alle persone, ai bambini in primo luogo, che il Ministero è un parte, diciamo, della società. Questo vuol dire toccare con mano quello di cui ci occupiamo, la presenza dell'orto, la terra, le piante in cui i bambini potranno mettere le mani dentro. Credo che sia anche un cambio di relazioni tra istituzioni e cittadini. Questo progetto continuerà così, perché il programma Frutto nelle scuole quest'anno non sarà soltanto, anche se rimarrà soprattutto, distribuzione di frutta nei singoli istituti, ma sarà anche racconto di quello cos'è il patrimonio della biodiversità agroalimentare italiano, e diventa anche un grande ponte per Expo 2015 e quindi tutto quello che faremo dopo. Esatto, perché il Ministero ovviamente sta facendo, dicevo, delle prove tecniche in quello che è questo grande esame che ci aspetta poco meno di 6 mesi. Esattamente, tutte le iniziative che stiamo facendo in realtà sono un ponte verso Expo 2015. Expo 2015 sarà l'occasione per raccontare, appunto, il nostro paese, per rappresentare un'esperienza, quella del nostro paese, in termini di capacità di biodiversità, di distintività. Ecco i bambini che arrivano, vedete, quindi, diciamo, così si anima anche un'iniziativa che, se uno pensa al Ministero, pensa a tutti come noi in giacca e cravatta che parlano in maniera noiosa, invece abbiamo tanti bambini, tanti che mettono le mani nella terra. Questo è, insomma, è il progetto che stiamo portando avanti, e vuol dire rappresentare, appunto, la necessità di scelte sulla compatibilità ambientale, appunto su un'economia sostenibile, che è la vera risposta che possiamo dare rispetto a trasformazioni più generali del. Novità nella vostra attività e non solo, mi viene in mente ovviamente novità nella comunicazione, vi cimentate in questa forma veramente nuova, moderna, ecco, che non è solo giacca e cravatta, ma che è anche colori. Direi proprio di sì, cioè questo è fondamentale. Noi siamo un Ministero che per sua natura deve sporcarsi le mani e i piedi andando in giro per il territorio, quindi, diciamo, staremo sempre di meno chiusi negli uffici e cercheremo di aprire sempre un contatto più aperto. Il Ministero delle Politiche Alimentari, Agricole e Forestali, presenti qui al Salone del Gusto, segue uno dei principi fondamentali, o possiamo dire anche naturali, nella produzione agroalimentare italiana, che è quello della qualità. Andiamo a vedere come i parametri sono cambiati nel corso degli anni e come ancora fanno la differenza rispetto al mercato globale. Beh, lei ha detto bene, ormai l'elemento della qualità incorporato nei prodotti è uno dei fattori di concorrenzialità sui mercati internazionali molto importanti. Il consumatore pretende, domanda dei prodotti di qualità, e tutto il sistema agroalimentare italiano si è attrezzato e si sta sempre più attrezzando per rispondere a questa domanda di qualità. Ovviamente c'è un trade-off tra prezzo e qualità che bisogna ben comunicare al consumatore. Il prodotto di qualità, nelle sue differenti definizioni, in generale ha dei costi, non sempre, ma in generale ha dei costi che mediamente sono un po' più elevati rispetto a un prodotto di massa, un prodotto standardizzato.
Quindi è importante soprattutto capire che cosa come consumatori noi cerchiamo in un prodotto e andarlo poi a ricercare o sui banchi della grande distribuzione o nei negozi tradizionali e in ogni caso avere sempre più una consapevolezza di che cosa è la qualità nella produzione agroalimentare. In questo senso il nostro paese negli ultimi anni ha fatto dei grandissimi progressi, non a caso quello dell'export agroalimentare è uno dei comparti che sta soffrendo meno la crisi, non possiamo dire che non sta soffrendo la crisi, ma è uno dei comparti che affronta meglio la concorrenza e a livello internazionale. Quindi credo che sia importante da un lato per i consumatori affrontare lo sforzo di apprendere che cos'è un alimento, come è composto, quali sono gli elementi che fanno la qualità di questo prodotto, soprattutto i legami col territorio, con la tradizione, come questo salone ci ha mostrato, ci sta mostrando, il know-how accumulato in anni e anni di produzione di prodotti di qualità. Questo credo il consumatore da un lato deve imparare a capire e dall'altro le aziende devono ancor più sforzarsi di comunicare questo aspetto e di essere in grado di distinguere il loro prodotto da invece tanti altri prodotti che troviamo sul mercato nazionale e internazionale, ma che non hanno delle caratteristiche qualitative elevate perché sono dei prodotti indifferenziati. Nelle sue parole leggo un pizzico di orgoglio per una produzione agroalimentare, quella italiana, che naturalmente è eccellente, che naturalmente può essere biologica e che quindi si va ad aggiungere appunto come requisito nell'eccellenza dei prodotti. Tutto questo in sintonia con quel percorso di educazione che il Ministero segue a partire, diciamo, sin da piccoli, ma lei ha parlato anche di un'educazione ai consumi e agli acquisti. Sì, l'orgoglio di essere come Italia un paese che vanta il maggior numero di prodotti a denominazione di origine protetta, sia alimentari che vini, di una grande tradizione enogastronomica basata su questi prodotti e che tutto il mondo ci riconosce, ma allo stesso tempo la consapevolezza che per conquistare degli spazi di mercato, per affermarsi sul mercato internazionale, non bastano, come dico colloquialmente, le chiacchiere. Bisogna veramente assumersi la responsabilità di affrontare queste difficoltà e queste sfide a livello globale e essere in grado di portare i nostri prodotti con un supporto di tecnologia, di know-how, di tradizione e anche di promozione su una vasta scala a livello internazionale in modo da guadagnare delle fette di mercato e essere in grado di far sopravvivere le nostre aziende e anzi di garantire ai nostri produttori un reddito adeguato alle loro capacità e alla qualità dei nostri prodotti. In questa prima giornata del Salone del Gusto Terra Madre 2014, spazio alla vetrina anteprima dopo, un momento, un progetto creato da Fondazione Qualivita che dà spazio alle eccellenze che vanno ad aggiungersi nel riconoscimento della tipicità delle produzioni italiane. E in particolare quest'oggi abbiamo due nuovi ingressi. Sì, diciamo sono i due ultimi prodotti italiani registrati dei 5 del 2014. Sono la pesca bivona di un prodotto siciliano e il torrone di Bagnara che è un altro prodotto calabrese. Quindi si aggiungono due prodotti del sud a questo importante, diciamo, elenco che conta ormai 266 denominazioni. Sono due prodotti importanti. Il primo la pesca bivona perché è una pesca molto tardiva e quindi è un prodotto molto particolare, è una varietà autoctona della Sicilia, quindi si differenzia dal mercato proprio per questa particolarità. E poi che è molto adatta per fare delle confetture e quindi anche per la trasformazione.
Il torrone di Magnara invece è un prodotto antichissimo, è stato riconosciuto dal 1870, ha una tecnica di lavorazione molto complicata, ecco, nel senso che qui c'è la capacità dei nostri bravissimi artigiani italiani. È un riconoscimento, il terzo nel settore dolciario e il primo nel settore dei torroni, visto che l'Italia è anche la patria dei torroni e quindi è uno dei primi prodotti che potrà fregiarsi di un IGP, di questo importante riconoscimento, e magari anche farsi conoscere meglio all'estero. Che cosa significa per un prodotto dell'agroalimentare ottenere un marchio che sia DOP, IGP o STG? Ma è sicuramente un momento iniziale per rimettere in sesto un po' il distretto, nel senso a questo punto c'è un disciplinare di produzione, c'è un controllo e quindi da questo punto di vista un distretto si deve mettere così a dialogare per iniziare una nuova fase di sviluppo, perché con l'IGP non è che vendiamo di più in casa, magari con l'IGP riusciamo a vendere meglio fuori perché siamo più riconosciuti, siamo più titolati nel mercato internazionale, soprattutto nel mercato europeo, e questo significa chi investe, che va fuori a fare diciamo commercializzazione, ha anche la protezione dell'IGP in questo caso e quindi non incorre nell'Italian Sounding o in copie di prodotto che possono in qualche modo ledere il prodotto originale. Ecco, questa sicuramente è un importante punto di inizio, noi lo diciamo sempre ai produttori, perché non è che con l'ottenimento dell'IGP si ottiene un successo, inizia da lì un percorso, tanta fatica, e sicuramente però, come dimostrano le tante storie di successo che ci sono in Italia, la certificazione, l'indicazione geografica protetta o la denominazione di origine protetta significano sicuramente un bel vantaggio competitivo. È iniziata, possiamo dire, la festa dei sapori, delle tipicità dell'agroalimentare italiano con il Salone del Gusto e Terra Madre 2014. Prima giornata oggi, iniziativa a cui il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha dato fortemente il suo contributo ed è presente con uno stand che rappresenta quello che è un po' tutta la sua attività, che è una forza carica comunicativa, possiamo dire, perché se si fanno le cose, dottore Sallemi, e poi non si comunica, come non averle fatte? E in questo modo voi avete suddiviso questo spazio a vostra disposizione in tante aree proprio per dare l'idea di quello che è la vostra attività. Sì, ecco, quest'area è stata suddivisa in tre parti, una istituzionale in cui si presentano le attività che vengono svolte dal Ministero, poi abbiamo un'attività importantissima rivolta all'educazione alimentare dei ragazzi delle scuole e quindi una proiezione verso il futuro per le nuove generazioni, e un'altra area invece che rappresenta un qualcosa di diverso, che è l'area relativa all'orto sinergico, è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa che si lega molto a un tipo diverso di agricoltura, e noi vogliamo coprire tutto questo. Ecco, a quest'ora possiamo dire che è finita la giornata. Vorremmo dire che è finita la giornata, in effetti le attività si svolgono ancora a pieno ritmo, per una che finisce un'altra ne comincia, e questo fino a stasera intorno alle 11, quindi una kermesse, veramente un continuum di attività e di sapori nella degustazione delle varie specialità che la realtà agricola e la realtà agroalimentare italiana può esprimere, ma non solo italiana ma anche del mondo, perché anche avremo, e magari lo visiteremo nei prossimi giorni, un padiglione tutto dedicato ai presidi slow food nel mondo, e dove si trovano anche delle cose interessanti. Quindi noi come agroalimentare italiano a confronto con gli altri e tutti insieme per un'alimentazione sempre più sana e sempre più al servizio delle persone, per la loro salute e per il loro sviluppo. Questo posto, lo abbiamo detto più volte, è davvero il momento di incontro, di culture, di tipicità, di persone, di tradizioni, veramente è un punto di convergenza di tante forze che si mettono in campo e che danno, poi regalano questa meraviglia, un patrimonio ricchissimo. Voi in quanto ministero potete un po' vantarne, tra virgolette, non dico la paternità, ma quantomeno veramente la gestione, insomma, di una ricchezza. Direi non la gestione, ma veramente quello che quella parte istituzionale
istituzionale che salvaguarda tutto questo. Oggi ho partecipato a un convegno veramente che parla delle indicazioni tipiche e quindi della certificazione di qualità. Una cosa importantissima, perché è vero che si può fare una cosa, un prodotto tipico, un prodotto particolare dato dalla tradizione contadina, dalla tradizione culinaria di una comunità, però se questo non viene comunicato, questo non viene divulgato e non si fanno delle regole perché questo sia accettato a livello internazionale, rimane un prodotto legato a un luogo molto limitato. Invece noi dobbiamo aprire questo mercato dell'agroalimentare a livello internazionale, perché noi tra l'altro ci vantiamo di essere il paese dove ci sono più DOP al mondo e più IGP, quindi prodotti di qualità che dobbiamo esportare, che esportiamo e che possiamo esportare ancora di più, perché siamo imitati. Invece facendo conoscere i nostri prodotti e dando delle regole sicure alle persone, al consumatore, sicuramente possiamo vendere molto di più e quindi sviluppare la nostra agricoltura. Bene, e questi argomenti appena citati dal dottore Giuseppe Sallemi, che è responsabile della comunicazione del Ministero, sono gli argomenti affrontati in questa kermesse gastronomica, il Salone del Gusto e Terra Madre 2014, un'edizione che parlerà di tanto altro ancora, dalla sostenibilità ambientale, alle forze sinergiche, alle iniziative imprenditoriali giovanili, insomma veramente tanti gli argomenti, guardando all'Expo 2015 e non solo. E intanto per 5 giorni il Ministero conferma questa presenza diretta, uno stand interattivo, i bambini qui vengono proprio a toccare con mano, con concretezza, quello che è il settore prettamente agricolo, giocano, conoscono, questo rientra un po' in quello che è il vostro piano didattico. L'educazione per le future generazioni. Esatto, quindi dicevamo 5 giorni impegnativi ma comunque importanti, questo è quant'altro ancora nell'edizione 2014 del Salone del Gusto e Terra Madre.